nuovo tutorial. Oggi vi voglio presentare questo coprispalle in mille modi. Vi posso garantire che questo coprispalle non lo vedete da nessuna parte, è una cosa che ho lavorato molto io in questi mesi. Adesso ve lo faccio presentare in questo modo, come anteprima, però vi farò vedere anche gli altri video per vedere come verrà indossato, così non avete difficoltà a dire oddio come si mette adesso, come faccio a metterlo, perché succede. E invece così con il video sapete come viene indossato. Adesso piano piano ve lo faccio vedere, è molto semplice da realizzare, velocissimo anche, e potete utilizzare qualsiasi tipo di filato volete. Ci sono dei bottoni sia la parte davanti che la parte in fondo del braccio, perché poi vedete come viene indossato. Vedete la parte dietro normalmente che copre le spalle, l'altra manica che scende, vedete? E questo è un primo modo. Adesso vi farò vedere come indossarlo il secondo modo. Ok, questo è un secondo modo che possiamo indossarlo. Vedete, io l'ho lacciato con i due bottoni davanti, uno lo può anche tenere aperto come vuole. Vedete? Adesso vi faccio vedere anche come viene messo dietro. Vedete com'è bello, come scende bene. Io l'ho chiuso in davanti, però se volete potete tenere aperto, invece la parte dietro verrà chiuso. Vedete? Adesso vi faccio vedere bene più vicino. Vedete qua, bello bello messo chiuso, vedete, con i bottoni. Ne ho chiusi tre, ma uno lo può fare anche a tre, quattro, come vuole. Bene, adesso lo rimetto bene, così vi faccio vedere anche un altro modo come poterlo indossare. E come sempre, se volete lo potete anche fare più lungo. Io l'ho fatto di 146 centimetri, ma voi potete farlo ancora più lungo, ok? Adesso vi faccio vedere in un altro modo. Bene, questo è un altro modo che possiamo indossarlo. Vi ho detto, ho riunito due parti dei bottoni della manica anche nell'altra manica, e così ho fatto scendere di dietro il coprispalle. Naturalmente questo è un manichino, però chi lo mette, ci muoviamo, non è lo stesso come il manichino che una è lì, è rigido, è quello che voglio far vedere. Adesso vi faccio vedere anche come viene bene la spalla, come scende bene. Vedete i bottoni come sono messi belli, la manica bella larga, vedete? Perché giustamente si può indossare. Vedete come viene bene dietro, si copre bene le spalle. E questo è un altro modo che lo possiamo indossare. Adesso vi voglio far vedere l'ultimo modo che possiamo ancora indossare. Ok, infine l'ho messa, vedete, come sciarpa. Vedete com'è bello, come dà questa bellezza anche con i bottoni. Bella pesante per indossare adesso in inverno, è molto comoda. Come avete visto, si può realizzare una cosa semplice e usarla in mille modi. Infatti, per questo l'ho chiamato coprispalle in mille modi, perché siete voi a decidere come indossarlo. Bene, spero che vi sia piaciuta questa idea. Adesso vi ricordo sempre di, se vi piace, mettere like e anche di iscrivervi al mio canale. E adesso cosa vi dico? Andiamo a lavorare. Buon lavoro! Ok, per fare questo coprispalle vi dico subito che è un multiplo di 2 catenelle più 12 catenelle. È una taglia unica perché utilizzeremo l'uncinetto del 5, però se dovete fare anche per bambini o se dovete fare cambiate l'uncinetto, allora vi dico subito che dovete aumentare di 2 cm alla volta sulla larghezza, ok? Larghezza. Così, da A a B, larghezza, aumento centimetri, ok? Per cui se io metto 62 catenelle, voi se dovete aumentare, mettete, non so, adesso 68 per esempio, cioè dovete cercare di fare 2 centimetri alla volta, se dovete farlo più grande, più largo, e se cambiate l'uncinetto, ok? E se dovete risultare sempre centimetri 46 per la taglia unica. Per la taglia un po' molto più grande, allora fate circa 48-50 centimetri. Invece di altezza, ok, noi andremo a fare circa 146 centimetri. Potete anche arrivare a 150,
centimetri, ok? Se dovete aumentare, dovete aumentare, aumento un centimetro, ok? O se dovete diminuire, diminuito di un centimetro alla volta. Per cui dalla larghezza da AB dovete aumentarlo, andate a 2 cm. Se invece dovete fare con l'altezza da B a C, per esempio, dovete aumentare da 1 cm o diminuire da 1 cm. Anche qui dovete diminuire di 1 cm. Ok? Bene, adesso andiamo a fare il lavoro. Ok, per fare questo bellissimo coprispalle io ho utilizzato questo gomitolone e in totale ho fatto 290 grammi, però io come vi dico sempre, se avete del filato o altro tipo di filato lo potete utilizzare. L'importante è che utilizzerete l'uncinetto del 5, ok? Bene, io ho utilizzato come vi ho detto questo gomitolone, quello della Titanic. È un 50% di lana e 50% di acrilico, 500 grammi. E metri 1130, colore numero 58, bagno 69776. Questo qui l'avevo utilizzato, quell'epoca l'avevo comprato da Teresa. Bene, però se avete altro tipo di filato in casa, va benissimo. L'importante è che io dico sempre di non spendere tanto. Se avete della lana avanzata o qualcosa, meglio utilizzare per poter, come dire, consumare tutti i filati che abbiamo in casa. L'importante è che utilizzerete l'uncinetto del 5. Un'altra cosa ancora, se avete, non so, avete il filato molto più piccolino, molto fino, basta che lo mettete in due. E così utilizzate il filato e lo consumate. È un consiglio che vi do. Bene, detto questo, adesso passiamo al lavoro. Ok, voi mettete su 62 catenelle, io ne metto poco perché vi faccio vedere il campione come fare. Ok? Adesso fate 3, 2 catenelle, 1, 2, saltate 1, 2, 3 alla quarta, andate a fare una maglia alta. La maglia alta la facciamo, esco la 1, esco la 2, esco la 2, ok? Vado nella catenella successiva e poi di nuovo una maglia alta, esco la 1, esco la 2, esco la 2. Cioè, volevo anche dire, precisare, questa è una piccola battutina che farò. Io non dico maglia alta col 2T, maglia alta. Volevo precisare chi, perché chi è che è stato molto intelligente di farmi questa battuta ironica, però ve la voglio dire. Bene, per cui ripeto, maglia alta. Ok, bene, andiamo nella catenella successiva, andiamo a fare la maglia alta. Sempre esco la 1, esco la 2, esco la 2. Vado nella catenella successiva, esco la 1, esco la 2, esco la 2. Vedete? E dobbiamo fare tutto il primo giro così. Esco la 1, esco la 2, esco la 2. Catenella successiva di nuovo, esco la 1, esco la 2, esco la 2. Ok? Primo giro di maglia alta. Ok, ho fatto il primo giro di maglie alte. Adesso di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e andiamo a fare di nuovo il secondo giro di maglie alte. Vado nella maglia alta successiva e faccio la maglia alta. Nella maglia alta successiva la maglia alta. Sempre esco la 1, esco la 2, esco la 2, ok? Maglia alta successiva, esco la 1, vedete, esco la 2, esco la 2. Maglia alta successiva, esco la 1, esco la 2, esco la 2. E così anche il secondo giro. Totale di giri di maglie alte non dobbiamo fare 5, per cui facciamo 5 giri di maglie alte. Ok, in totale ho fatto 5 giri di maglie alte, vedete? 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Adesso iniziamo il nostro motivo. Il nostro motivo si fa sempre un giro, è uguale, non cambia, per cui facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro, le 3 catenelle equivale già a una maglia alta, ok? Andiamo nella seconda maglia alta e faccio una maglia alta. Vado nella successiva, faccio una maglia alta. Nella successiva una maglia alta. Nella successiva una maglia alta. Nella successiva una maglia alta. Totale con le 3 catenelle ho lavorato 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Queste 6 maglie alte si lavorano sempre, sia all'inizio che alla fine del nostro lavoro, ok? Va sempre lavorato fino alla fine, dipende quanto lunga facciamo il nostro scialle, per cui va lavorato sempre. Adesso
Facciamo le magliette intrecciate, cioè vuol dire che salto una magliata, vado nella successiva, faccio la maglietta 1, esco la 1, esco la 2, esco la 2. Poi, dove ho saltato la maglietta, qui entro e vado a fare la maglietta, esco la 1, esco la 2, esco la 2. E così ho intrecciato le magliette. Vedete? Di nuovo, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e facciamo la maglietta. Adesso, dove ho saltato la maglietta, entro e vado a fare la maglietta. Vedete? E così abbiamo fatto due magliette intrecciate. Vedete? Di nuovo, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e lavoriamo la maglietta. Dove abbiamo saltato, vedete, la maglietta l'abbiamo saltata, entriamo, ok? E facciamo la maglietta. E così abbiamo fatto il terzo. Diciamo terzo motivo, che poi è magliette intrecciate, per cui 1, 2, 3, vedete? Poi di nuovo saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e facciamo la maglietta. Andiamo dove abbiamo saltato la maglietta, entriamo e facciamo la maglietta. Di nuovo saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e facciamo la maglietta. Dove ho saltato, entro di nuovo e faccio la maglietta. Adesso 2, 4, 6. Abbiamo 6 magliette finali, per cui vado nella prima maglietta e faccio la maglietta 1. Vado nella successiva, lavoro la seconda maglietta. Nella successiva maglietta. Nella successiva maglietta. Nella successiva maglietta. E alla terza catenella iniziale facciamo la maglietta. E questo è il nostro motivo. Vedete? Abbiamo iniziato con 6 magliette, abbiamo lavorato 6 magliette, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi abbiamo lavorato le magliette intrecciate, ok? Poi abbiamo finito con 6 magliette, come l'inizio e la fine. Adesso di nuovo ripetiamo il nostro giro, perché va sempre ripetuto adesso questo. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo, lavoro e andiamo a lavorare le altre 5 magliette, perché le 3 catenelle equivale già una maglietta, ok? 2, vado nella successiva 3, nella successiva 4, nella successiva 5, nella successiva 6. E abbiamo lavorato 6 magliette, ok? Come sempre, si iniziano sempre con le 6 magliette. Adesso andiamo a lavorare maglie, di nuovo maglietta intrecciata. Saltiamo questa maglia, ok? Andiamo nella successiva, entriamo qui, facciamo la maglietta. Dove abbiamo saltato la maglietta, entriamo così e facciamo la maglietta. E abbiamo intrecciato le due maglie, vedete? Così. Di nuovo saltiamo la maglietta, andiamo nella successiva e lavoriamo la maglietta. Dove abbiamo saltato la maglietta, entriamo, ok? E facciamo la maglietta. Di nuovo, saltiamo questa maglia, andiamo nella successiva, facciamo una maglietta. Dove abbiamo saltato, entriamo e facciamo la maglietta. Di nuovo, saltiamo la maglia, andiamo nella successiva, facciamo la maglietta. Dove abbiamo saltato, entriamo, vedete la maglietta. E facciamo la maglietta. Di nuovo saltiamo la maglietta, andiamo nella maglietta successiva e facciamo la maglietta. Dove abbiamo saltato nella maglietta, facciamo la maglietta. E così via, voi dovete finire tutto il giro. Quando arrivate dove ci sono le 6 magliette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavorate le 6 magliette, per cui 1, vado nella successiva 2. Nella successiva 3, nella successiva 4, nella successiva 5, e la terza catenella iniziale che è l'ultima maglietta, 6, facciamo la maglietta, vedete?
Abbiamo iniziato con le 6 magliette e finiamo con le 6 magliette. Di nuovo, ripetete sempre questo giro. Lavorate 6 magliette, poi lavorate tutte le maglie intrecciate. Saltate una maglia, andate nella successiva, lavorate la maglietta. Dove avete saltato la maglietta, entrate e fate la maglietta, così si intreccia il lavoro. E così via, fino alla fine dove ci sono le 6 magliette, lavorate le 6 magliette. Questo è il nostro motivo che andremo a fare. Praticamente, io adesso vi ho fatto il campione, vado a lavorare il mio coprispalle e vi dirò dopo quanti centimetri e giri ho fatto io, perché questo è sempre lo stesso giro, si ripete a ogni giro, ok? Bene, a dopo. Ok, io adesso vi conterò quanti giri ho fatto, ok? A parte di questi 1, 2, 3, 4, 5, ok? Io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2, 4, 6, 8, 10, siamo a 50, poi di nuovo 2, 4, 6, 8, 10, siamo a 60, 2, 4, 6, 8, 10, siamo a 70. 2, 4, 6, 8, 10, siamo 80. 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10, siamo a 90. 91 giri ho fatto, ok? Adesso vi dirò quanti metri è, no, avendo fatto 91 giri più i 5 iniziali, per cui 96, ok? Vi dirò quanti metri è. Naturalmente non riesco a farvelo vedere tutti perché è bella lunga. Adesso iniziamo, tiriamo tutto il metro. Ok, iniziamo da qui. Adesso siamo qui, siamo a 50 centimetri, poi mettiamo bene pulito 50, fino a qui siamo a 90, ok, 90, mettiamo ancora bene per bene 90, 139 centimetri, ok? 139 centimetri, però ancora dobbiamo fare i 5 giri come abbiamo fatto all'inizio del nostro lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, per cui 139 più, diciamo quanti centimetri qua circa sono, altri 7 centimetri, 139, poi misuriamo dopo totale alla fine. Completo del lavoro. Adesso vi faccio vedere come fare gli ultimi 5 giri, che sono tutte rimagliate, però ve lo faccio vedere all'inizio così non vi confondete, ok? Adesso vi faccio vedere. Adesso iniziamo a fare tutte le magliette, ok? Per cui 1, 2, 3 catenelle, giriamo il lavoro, ok? Intanto lavoriamo sempre le nostre magliette iniziali, che sono totale con le 3 catenelle 6 magliette, ok? Allora siamo 2, 4, 5, 1, 6. Adesso, per fare come abbiamo fatto all'inizio, basta lavorare maglietta su maglietta. Vado nella prima maglietta e lavoro la maglietta. Vado nella successiva, vedete qui, faccio la maglietta. Vado nella successiva, lavoro normalmente. Invece di intrecciare le maglie, lavoriamo la maglietta normale. Vedete? Maglietta su maglietta. Così. Vedete? Così. Praticamente sto lavorando maglietta su maglietta, ok? E queste qui di giri totale ne lavoriamo 5, compreso questo qui, ok? Come abbiamo fatto all'inizio. All'inizio abbiamo lavorato 5 giri di magliette, facciamo anche qui 5 giri di magliette, ok? Perfetto, vedete? Abbiamo lavorato tutte le magliette. Adesso vado a finire questo giro, poi rigiro e faccio altre 4 magliette, 4 giri di magliette, totale 5 giri di magliette. Vado a finire questo giro e poi ci ritroviamo qui.
Ok, ho finito con i 5 giri di magliette, 1, 2, 3, 4 e 5. Come abbiamo fatto all'inizio, ricordate, abbiamo iniziato con 5 giri di magliette e abbiamo finito la stessa cosa. Allora, fino a qui eravamo arrivati a 139 cm, più 7 sono 146 cm. Allora, chi lo deve fare più grande? Basta andare di 2 centimetri in più, 1 centimetro, scusate, in più. Se lo dovete fare più grande anche di larghezza, invece di larghezza dovete fare 2 centimetri in più, ok? Ogni taglia che volete. Se dovete fare, non so, per una bambina, fate 1 centimetro in più, ok? Allora, di larghezza dovete aumentare di 2 centimetri, di altezza. Ok, di lunghezza diciamo, dovete aumentare di 1 centimetro chi vuole fare una taglia più grande. Bene, detto questo, adesso vi faccio vedere come mettere i bottoni. Ok, mettete per il lungo così, ok? Una, questa parte qui, poi vedete, qua è tutta la lunghezza dell'altro lavoro. Bene, adesso da qui, da questa parte qui, mettiamo i bottoni. Allora, io ne metto 4, ma voi ne potete mettere anche 5, dipende da voi. Lo metto allora 1, 2, 3, 4, alla quinta metto un bottone. Poi di nuovo. 1, 2, 3, 4, alla quinta metto un altro bottone. Anzi, facciamolo più grande. Per cui 1, 2. Mettiamo bene. Allora, facciamo così. Lo dico bene perché così non ci sbagliamo, eh. Allora, facciamo, abbiamo detto che mettiamo 4 bottoni, ok? Abbiamo messo giusto, allora 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta mettiamo un bottone, ok? La sesta dove c'è il sesto giro, poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta anche qui un bottone, poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta un altro bottone e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta un bottone. Ok? Questi sono i bottoni di questa parte che mettiamo e iniziamo a mettere questa parte qui, così. Poi cosa fate? Nell'altra parte, adesso io cerco di non... Nell'altra parte di qua, ok? Da questa parte qui, fate la stessa cosa. Contate. 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta un bottone, ok? 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta un bottone, vi conto perché se non mi perdo, 2, 4, 6 qui, ok, di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta un bottone, 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta un bottone, ok, per cui da una parte, da qui sì, con i bottoni, e da questa parte qui no, ok, per cui poi di nuovo, abbiamo messo i bottoni qui all'inizio, vedete? Da questa parte qui e da questa parte qui no. Ok? Adesso andiamo a cucire i bottoni come vi ho fatto vedere io. Ok, ho messo i bottoni, vedete? 1, 2, 3, 4 da questa parte e da questa parte nulla. Poi tiriamo un po' su tutto, vedete? Ok? Questa parte qui, poi da questa parte qui nulla e l'abbiamo messa da questa parte qui, ok? Sempre l'abbiamo lasciato 5 righe, la sesta abbiamo messo i bottoni, ne abbiamo messi 4, 1, 2, 3, 4. Chi vuole può anche aggiungere altro bottone, può farne 5, dipende come volete voi. Bene, e questa è la coprispalle mille moldi. Adesso vi farò vedere anche come viene indossata, anche se l'avete già visto all'inizio, però è giusto che ve lo faccio vedere. E niente, cosa dire di più? Spero che vi sia piaciuta questa idea di questo lavoretto, facile e semplice da realizzare. Ok, e niente. Se, come dico sempre, se vi è piaciuto o per qualsiasi cosa, mettete i commenti o mettete i like se volete, naturalmente, sempre con molto piacere. E niente, cosa dire? Grazie e un bacio, a presto, al prossimo tutorial. Ciao ciao!